Nei prossimi video studieremo le proprietà delle molle, in particolare queste due, e faremo esperimenti utilizzando vari pesi, in particolare questi da 50 grammi, questo da 25 grammi e il portapesi da 25 grammi anche lui. Realizzeremo due esperimenti. Il primo è l'esperimento degli allungamenti statici per verificare la legge di Hooke, che consiste nell'appendere vari pesi ad una molla e vedere gli allungamenti della molla. Il secondo esperimento è quello delle oscillazioni dinamiche, quindi l'oscillatore armonico, che consiste nel misurare la durata delle oscillazioni di una molla al variare della massa che è stata appesa, cioè misurare il periodo di oscillazione. Sia gli allungamenti che la molla subisce in condizioni statiche, quando si appendono le masse, sia la durata del periodo, quindi delle oscillazioni della molla oscillante, quindi dell'oscillatore armonico, dipendono, oltre che dalla grandezza della massa appesa, anche dalla durezza della molla. Durezza che è espressa attraverso la costante elastica della molla, che sarebbe la costante di rigidità. Qui in particolare abbiamo due molle diverse, questa è più dura, l'altra è più morbida. Inoltre, come si vede, le spire sono molto ravvicinate, quindi in pratica queste due molle si possono soltanto allungare, ma non comprimere. In pratica sono già alla loro lunghezza minima. Infine, quando uno studia le proprietà delle molle, le immagina sempre come molle ideali, cioè prive di massa, e immagina che l'unica massa non trascurabile sia quella che viene appesa in fondo alla molla. Questo modello teorico si chiama a costanti concentrate perché le molle sono immaginate senza massa e tutta la massa è concentrata in un punto materiale in fondo. Nella realtà però non è così, perché le nostre molle hanno una massa. La molla più dura in particolare ha una massa di circa 23 grammi e quella più morbida di circa 15 grammi. Dopo aver realizzato i due esperimenti, elaboreremo i dati sperimentali e confronteremo i risultati ottenuti. In modo particolare confronteremo la costante elastica della molla, cioè una misura della sua durezza, cioè della sua rigidità, che troveremo con entrambi i metodi. E poi andremo a confrontare le rigidità ottenute con ciascun metodo.